La ringrazio, Presidente. Incalza è stato effettivamente indagato in diversi procedimenti, ma sempre prosciolto o archiviato. L'ingegnere Incalza ha sostenuto sempre con esito positivo 3 concorsi pubblici per assegnazione di tale incarico alla guida della struttura tecnica di missione delle grandi opere. E ha ricoperto negli anni molti incarichi importanti per la sua particolare competenza in materia di trasporti e opere pubbliche. Questo intervento è stato fatto dal ministro Lupi pochi mesi fa, quando il Movimento 5 Stelle chiedeva di rimuovere dall'incarico Incalza. Bene, oltre al parere politico che dal mio punto di vista Lupi abbia iniziato alla grande la campagna elettorale per il 2016 a Milano, voglio anche aggiungere qualche commento a questi arresti. La notizia di oggi però riguarda anche noi, riguarda anche il Padiglione Italia. Padiglione Italia di Expo, ovviamente in linea con il fatto di dover essere il maggiore esempio del nostro paese, non poteva che avere anche la corruzione. Dopo questo però Perotti potrà seguire l'esposizione universale dal vero Padiglione Italia, che ormai è San Vittore senza alcun dubbio. Ma andiamo su un'altra notizia, sempre legata ad Expo, su cui non possiamo parlare. Approfitto della presenza degli assessori qui in aula per porre delle semplici domande, dato che la questione Perotti, Greenfield, ovviamente non riguarda solo le maggiori cariche. Questa è una modalità che viene fatta in tutte le grandi opere, anche Expo, per poi passare a quelle più piccole. E non mi sorprendo che in tutto questo le vie d'acqua, magicamente dalla progettazione, sono un progetto assurdo. Poi ovviamente ci sono stati gli arresti sulla corruzione e le tangenti degli appalti, ma il problema è un altro. Inizia e concludo con un progetto che non ha senso. Bene, e qui c'è il mio quesito per gli assessori che vedo in aula. Il secondo appalto di Expo che abbiamo più volte denunciato in quest'aula è quello che sta gestendo CMC. C'è la rimozione delle interferenze sul sito Expo. Voglio chiedere, ma solo noi abbiamo letto la relazione riservata da CMC ad Expo S.P.A. in cui si dice che riusciranno a finire i lavori per la rimozione delle interferenze unicamente il 28 settembre 2015, ad esposizione quasi terminata? Perché c'è stato un carteggio tra Expo S.P.A. e CMC in queste settimane, dove un elemento è chiaro: davanti alla richiesta della proroga fino al 28 settembre, ovviamente società Expo ha detto no, non si può finire il 28 settembre, perché a quel punto l'esposizione è finita. Bisognerà finire i lavori entro il 10 aprile 2015, ovviamente con dei costi di accelerazione. Ma perché CMC ha chiesto questa proroga? Perché nei terreni hanno trovato, oltre ai copertoni che avevamo denunciato pubblicamente, anche amianto, idrocarburi, delle cisterne sotterrate e altri manufatti contenenti fibre di amianto. Bene, se CMC chiede più tempo per toccare l'amianto, e sappiamo che trattando male l'amianto ci si lascia le penne, magari 20 anni dopo, un'esposizione anche di una giornata può provocare la morte con un'incubazione fino a 20 anni. In tutto questo noi chiediamo di accorciare i tempi? Perché l'amianto non è stato trovato molto lontano dai copertoni, anzi è stato trovato nello stesso punto. Quindi scavavano, trovavano prima i copertoni, poi hanno scavato ancora un po' e hanno trovato l'amianto. E concludo. La domanda è questa: cosa intendete fare dell'amianto e della salute dei lavoratori accelerando in questo modo insensato i lavori della rimozione interferenze? Chiedo, per rispetto dei lavoratori e dei milioni di cittadini che visiteranno il sito Expo, di avere una risposta. Grazie. Grazie, consigliere Calise. La parola al consigliere Corbio.